Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Ormai i grillini, come vengono chiamati, abbiamo imparato a conoscerli, abbiamo capito che tipo di persone sono, a quale tipologia appartengono e questo ne è un altro esempio. Il senatore grillino Elio Lannutti contro la PM, il Pubblico Ministero di Bergamo, Maria Cristina Rota, che questa mattina a Palazzo Chigi ha ascoltato il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sulla mancata istituzione delle zone rosse a Nembro e a Alzano Lombardo. E dice Giuseppe Conte, i PM di Bergamo a Palazzo Chigi per sentirlo sull'inchiesta sulle zone rosse non istituite ad Alzano e Nembro. Sbaglio o si tratta della stessa PM che ha già emesso sentenza assolutoria in TV per Fontana? Ringhia su Twitter il parlamentare grillino, secondo il quale se ci fosse un CSM sarebbe già intervenuto. Poi in un successivo post l'ex presidente Adus Beffe rincara la dose. In un paese normale con una giustizia e un CSM normali, l'esatto contrario di quanto acclarato dal col sistema Palamara, con incarichi spartiti e pilotati ai vertici delle procure, giudizi ad hoc a misura di potentati. La signora PM, invece di indagare su Conte, sarebbe già indagata. Calderoli dice: il primo comandamento recita non nominare il nome di Dio invano. Forse qualcuno come secondo comandamento vorrebbe mettere non nominare il nome di Conte invano, o peggio ancora non interrogarlo. Questi dovrebbero essere i nuovi 10 comandamenti dei 5 Stelle. È bastato che il procuratore di Bergamo, Maria Cristina Rota, per accertare la verità sulla mancata istituzione della zona rosse in Val Seriana, decidesse in maniera corretta e legittima di ascoltare tutti i soggetti istituzionali informati dei fatti e sottolineo tutti per finire lei stessa nel mirino della furia grillina, lo dichiara appunto Roberto Calderoli. Il CSM dovrebbe davvero intervenire come invocato dal senatore grillino Lannutti, ma dovrebbe intervenire per difendere e tutelare il PM Rota, che invece Lannutti vorrebbe indagare. Siamo davvero alla follia pentastellata, dice il parlamentare. Beh, come vi dicevo all'inizio di questo video, i grillini sono quello che sono, lo abbiamo visto. Sono stati eletti e sono finiti in Parlamento appunto perché eletti. C'è un certo numero di italiani che ha voluto dei loro rappresentanti di questo tipo. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale. L'iscrizione è gratuita, siamo anche in Facebook nella pagina Tele Italia. Io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci.